Qualcuno dice che se non ci fossero stati quei 5 punti in meno il Bologna adesso sarebbe alla pari con la Roma. Ma Radice di queste cose non vuol sentir parlare, guarda la classifica reale e basta. E pensa che il Bologna poteva vincere contro il Napoli. Invece per 6 minuti è stato costretto a rincorrerlo. Abbiamo visto prima il tiro di Pileggi, adesso c'è la fulminea risposta del Napoli. Ecco Pellegrini, dribbling e il suo tiro. Benché privo di Eneas e Fares, il Bologna ha mostrato un'aggressività sorprendente. Garritano cerca il buco fra palo e portiere. Ci riprova ancora. Ma ci vuole altro per un tipo come Castellini. Secondo tempo, cross dalla destra di Vullo per Fiorini. Debole e fuori. 22esimo, il Napoli va in vantaggio così. Binazzani lancia sulla sinistra Pellegrini, mentre Musella lo affianca. Il tiro di Pellegrini fa gonfiare la rete. Ginetti non ce l'ha fatta. Non è passato con le manovre lineari il Bologna, ci riesce invece di forza, con rabbia. Quella sbucciata di Garritano è stata provvidenziale per il tiro vincente di Fiorini. Bologna e Napoli sono di nuovo alla pari. E ci restano fino alla fine perché sulla deviazione in tuffo di Marocchi, splendida, Castellini risponde distinto come solo i grandi portieri possono fare.